Buonasera a tutti. Innanzitutto mi presento, sono Alberto Maffi, sindaco del comune di Gandosso e con profonda emozione e un pizzico di orgoglio che vi do il benvenuto in questa splendida cornice del borgo di Castel Trebecco. Lo abbiamo ammirato tutti, per qualcuno è stata la prima volta, la bellezza di questo borgo, la bellezza della natura, filosofi lungo l'Oglio, credo che oggi Francesca sia nella sua casa naturale, in questa splendida terrazza che domina il fiume. Spesso si dice l'unione fa la forza, credo che stasera questo si sia concretizzato. Due comuni piccoli che uniscono le proprie forze, il comune di Gandosso e il comune di Credaro, per entrare a far parte di una grande famiglia, che è la famiglia di filosofi lungo l'Oglio, che da oltre 17 anni è ormai insediata nelle terre bresciane, cremonesi, bergamasche, e insieme al sindaco Adriana Bellini di Credaro volevamo proprio entrare a far parte di questa famiglia per portare la filosofia, la cultura, la riflessione, la pedagogia anche nei nostri territori. Molte volte i sindaci devono rincorrere ciò che è ordinario, la quotidianità, il marciapiede, queste cose, ci dimentichiamo invece che uno sguardo riflessivo sul futuro, sul presente e anche sul passato non può che aiutarci a rendere migliori le nostre comunità. Voglio portare innanzitutto il saluto del sindaco di Credaro, Adriana Bellini, un impegno urgente e molto particolare, non le ha permesso di essere qui all'apertura, ma ci raggiungerà, e un profondo ringraziamento, perché se non fosse stato anche per Adriana questa serata non sarebbe stata possibile, ma un saluto e un ringraziamento grandissimo anche alla famiglia Cortesi che ci ospita in questa bellissima location. E come dicevo prima, l'unione fa la forza, ha creduto insieme a noi nella bellezza di questa manifestazione. Un saluto e un ringraziamento alle oltre 150 persone che hanno raggiunto il borgo di Castel Trebecco per condividere e passare con noi qualche ora facendo qualcosa di diverso dal solito. Siamo abituati magari che i comuni e le proloco sono più avvezzi ad organizzare le sagre, le feste e quanto di più ludico ci possa essere. Il fatto di aver richiamato oltre 150 persone ad una serata di cultura, come dicevo inizialmente, non può che rendermi orgoglioso e soddisfatto del percorso che abbiamo intrapreso con il sindaco di Credaro, con Francesca Nodari, con tutta la grande famiglia di filosofi lungo l'Oglio. Un ringraziamento particolare anche alle persone che hanno creduto in questo progetto, che ci hanno dato una grossa mano. Fatemi ricordare soprattutto Servizi Comunali, che è una società dei comuni, vicina ai comuni, e che ha creduto in questo progetto. Oggi è presente con il direttore generale Enrico Retavonatti, e sicuramente, come dicevo prima, se uniamo le forze anche i territori del Basso Sebino diventeranno sempre più belli, non solo per quello che i nostri territori offrono, ma anche perché se facciamo della cultura, della riflessione e della filosofia uno dei nostri cardini, potremo davvero collocarci nella bellezza non solo estetica, materiale, ma anche spirituale. Visto che ci lanciamo verso Bergamo Brescia, capitale della cultura 2023, qui c'è proprio un ponte a pochi centinaia di metri che unisce le due province. Quello che abbiamo voluto fare stasera è unire queste due province attraverso la riflessione e la cultura. Grazie a tutti per essere intervenuti. Grazie di cuore. Beh, cosa dire dopo queste bellissime parole? Sono molto emozionata anch'io. Innanzitutto un saluto a tutte e a tutti. Sono molto felice di, come dire, di venire qui per la prima volta in questo luogo davvero straordinario e che unisce Brescia e Bergamo e che ci fa andare insieme verso Brescia e Bergamo. Un saluto e un ringraziamento innanzitutto al sindaco di Gandosso Alberto Maffi, al sindaco di Credaro che ci raggiungerà, magari speriamo volentieri la saluteremo, Adriana Bellini. Saluto le varie autorità, assessori e sindaci presenti, e saluto e ringrazio il padrone di casa, il signor Cortesi, che ci ha consentito di poter fruire di questo locus amenus nel vero senso della parola. Un grande grazie ad un ospite fisso, un grande filosofo, un grande pensatore, uno scrittore instancabile che è Duccio Demetrio. Abbiamo proprio scelto ad hoc. Grazie Duccio.
Abbiamo scelto questo luogo, dicevo, ad hoc, perché Duccio ha bisogno e merita, ha bisogno di questi luoghi e merita questi luoghi. È un grande, è un finissimo, acuto interprete anche di quello che la natura ci dice, che i paesaggi ci raccontano, che la gente che si incontra ci comunica attraverso il suo sguardo, attraverso le parole che si scambiano e ben oltre, e forse a partire proprio dalle parole di circostanza. Sono molto emozionata perché, come dice appunto il sindaco di Gandosso, che è anche presidente della comunità del Basso Sebino, quindi sono molto felice che ci sia una comunità che si stringe attorno al nostro festival, perché qua si deve fare fatica, si deve trovare la forza di sfidare i chilometri e quindi il tempo che ci impiega, che ci si impiega per arrivarci, per la voglia di ascoltare il maestro, come diciamo noi, per la voglia di fare cerchio attorno a queste figure. Sappiamo perfettamente che questi 2 anni di pandemia sono stati molto dolorosi. Brescia e Bergamo credo si siano unite molto, proprio anche in nome delle tante vite umane perse, delle tante persone cadute. Le ricordiamo sempre, le ricordiamo, e anche la nostra presenza di questa sera che parliamo di io, che parliamo del soggetto, che parliamo dell'essere umano, io credo che debba in un certo senso essere anche un omaggio a queste figure che ci hanno lasciato qualcosa, queste figure che ciascuna per il proprio conto è stata esemplare, l'exemplum. Ecco, io credo che sia importante rivolgere un saluto lassù a tutti coloro che non ci sono più e che magari sarebbero stati qui con noi. Con questo spirito di memoria, perché di questo sicuramente Duccio, anche di questo sicuramente Duccio parlerà o comunque farà riferimento, di racconto, di autobiografia, e mi avvicino alle tante specificità del professore, ecco, è importante, come dire, in punta di piedi avvicinarsi a questo incontro. Io ringrazio Duccio Demetrio per la scelta del titolo, un titolo apparentemente enigmatico, affascinante, che lui saprà svolgere in maniera egregia, ma che ha toccato uno dei tasti che non sono ancora stati toccati durante il festival, e sono tanti gli incontri, come sapete, quelle politropie, quelle differenziazioni, quelle varie modalità, ci dirà lui, nelle quali noi facciamo essere il nostro io e ci chiediamo da dove veniamo, chi siamo, chi è l'altro per me. Insomma, le grandi domande della storia del pensiero, le grandi domande che da 2000 anni a questa parte noi tutti ci poniamo, e ciascuno nel proprio vissuto, non serve essere filosofi assolutamente, nel proprio vissuto particolare, specialmente in certi momenti di fragilità, di dolore, quando si desidera il silenzio, non perché ci si voglia, come dire, richiudere in se stessi, ma perché si vuole riflettere, ecco, allora in quel caso queste riflessioni diventano particolarmente importanti. Il professor Demetrio è fondatore del gruppo di ricerca in metodologie autobiografiche della Libera Università dell'Autobiografia, nonché dell'Accademia del Silenzio, insieme a Nicoletta Polla Mattiot. È stato a lungo professore ordinario di filosofia dell'educazione, di teorie e pratiche della narrazione presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca. Si occupa, come noto, di pedagogia sociale, di educazione permanente, di educazione interculturale ed epistemologia della conoscenza in età adulta. La bibliografia è sterminata, ricordo solo alcuni titoli: L'età adulta, teoria dell'identità e pedagogia dello sviluppo, autoanalisi per non pazienti, inquietudine e scrittura di sé, In età adulta, le mutevoli fisionomie, e poi ancora Filosofia del camminare, esercizi di meditazione mediterranea, ascetismo metropolitano, l'inquieta religiosità dei non credenti, Perché amiamo scrivere, filosofia e miti di una passione, e poi ancora con Francesca Rigotti, Senza figli, una condizione umana, la religiosità della terra, una fede civile per la cura del mondo, silenzio, e poi ancora Foliage, vagabondare in autunno, e quel bellissimo straordinario All'antica, una maniera di esistere. Signore, signori, grazie per la pazienza, un rinnovato benvenuto, un buon ascolto, e passo la parola al nostro atteso ospite, professor Demetrio. Grazie. Grazie.
Grazie a tutti coloro che sono qui e hanno permesso questo incontro in questa comunità così importante, così preziosa. Non finiremo mai di ringraziare Francesca nella sua volontà e la sua grande capacità di dire io, perché questo credo che sia un titolo che ti rappresenta a meraviglia. Io vi proporrò questa sera un vagabondaggio, non spaventatevi, attraverseremo forse centinaia e centinaia di anni in un lampo, per soffermarci sulla idea che è rappresentata in questo incontro, l'idea dell'affermazione di noi stessi, dire io. E la prima parte sarà dedicata a un elogio dell'io in tempi anche molto critici rispetto alla possibilità di mantenersi fedeli a un'immagine, quella dell'ego, quella dell'io, che è un'immagine che ci riconduce alla coscienza, alla razionalità, al senso morale. E quindi il primo appuntamento del vagabondaggio si soffermerà su questi motivi. Ci incontreremo con alcuni autori della storia, della filosofia e della letteratura che hanno dato un contributo importante a questa avventura, chiamerei un'avventura del genere umano. Per noi oggi, direi io, è un'espressione comune, facile. Ci dimentichiamo che per realizzare pienamente il senso della parola io, della parola ego, per realizzare tutto questo ci sono voluti migliaia di anni e ci sono oggi ancora popoli che non utilizzano la parola ego. E la seconda parte la vorrei dedicare, come anche recita il titolo, alla specificità quindi della crisi oggi nel mondo adulto del concetto di ego in rapporto a questa immagine che prima Francesca evocava, l'immagine della nostra identità che si ispira persino a una figura della mitologia così importante come Odisseo, come Ulisse. E la terza parte la dedicherò invece a quella che io chiamerei, anche perché fa parte del mio lavoro, della mia ricerca, non solo di carattere teoretico, ma la filosofia, non dimentichiamolo mai, è una pratica. Nella Grecia antica era già una pratica considerata anche terapeutica, come molti di voi sanno. E volevo leggervi alla fine del mio intervento un passo dedicato a un aspetto che naturalmente attraverserò molto velocemente, che è l'aspetto che ci rende forse più consapevolmente in grado di comprendere ed interpretare il nostro io, il nostro ego nei processi di cambiamento e di trasformazione della vita e dell'esistenza. Ho con me un piccolo volume, ma preziosissimo, di un grande filosofo della letteratura, Antonio Prete, dal titolo Del silenzio. Volevo leggerlo alla fine per salutarci, ma mi sono incontrato poi con questo paesaggio, mi sono incontrato prima ancora che iniziasse l'incontro con la vostra attenzione, con il vostro silenzio, con la vostra attesa, che voglio leggervi dinanzi a questo paesaggio, soprattutto queste poche righe. Osservo, prima del tramonto, l'onda delle colline, coperte di castagni e di lecci. Vedo il mare e si intravede qualche sperduta presenza umana, dove il verde scuro sale, diradando verso la parte alta dei poggi. Quel che appare e quel che è nascosto, il paesaggio e la finzione dell'oltre.
Ecco, questo è un paesaggio che ispira, uno dei momenti storicamente cruciali e importanti della storia dell'io, quando l'io non si è limitato soltanto ad avere, a mostrare padronanza nei confronti dei fatti, nei confronti del potere, ma l'io, l'io umile anche, l'io di milioni di persone ignote, ha avuto la possibilità di dedicare il proprio io alla meditazione, alla preghiera, alla riflessione. Tutti i momenti della nostra identità che sempre più, man mano che passano gli anni, diventano necessari, importanti. Ecco allora che tutto questo avviene in rapporto a questa esperienza del silenzio, che non è un'esperienza rinunciataria, una modalità di fuga dalle responsabilità, ma è una modalità anche dello stare insieme, del condividere, come questa sera. Dire io è evocare il grande tema filosofico della soggettività, dell'identità individuale, dell'identità anche in molti casi collettiva, ma la nozione di io nasce nella filosofia antica e nelle pratiche filosofiche antiche come una manifestazione della grandezza di una possibilità umana di identificarsi con se stessa, identificarci, noi ci identifichiamo con il motivo dell'io. E anche la nozione di io, una necessità vitale. Nel momento in cui noi non abbiamo più consapevolezza e non abbiamo più la capacità e la volontà di riflettere sull'io, che equivale alla riflessione su noi stessi, sulla nostra sorte, sul nostro destino, ecco che il dire io entra inevitabilmente in una situazione critica e si snatura. È una necessità vitale che ci permette di sopravvivere dinanzi alle aggressioni verso questo diritto e riconoscimento. Entriamo quindi nel motivo profondo del fatto che finché noi abbiamo la libertà di dire io e non ci viene negata, non viene aggredita, noi siamo pienamente umani, donne, uomini. Guai a dismettere quindi un rapporto quotidiano, riflessivo, con il nostro essere nel mondo e nella vita. Noi ci diciamo, ci raccontiamo, facciamo sentire la nostra voce e rivendichiamo un nome. Non diciamo un io astratto, disincarnato, ma il nostro io ha un nome proprio, un volto, una voce, un corpo. Ma dire io significa anche non allontanarsi dalle radici anche molto lontane, nelle quali questa parola così, ripeto, talvolta banalizzata, nacque e si diffuse non solo relativamente al cammino umano della conoscenza e della razionalità, ma in rapporto alla meraviglia dell'esistenza, in rapporto per esempio all'amore. Pensate, nel 640 avanti Cristo già c'era una poetessa che tutti noi conosciamo, abbiamo letto e non dovremmo mai smettere di leggere, mi riferisco a Saffo, e questa figura si esprimeva così: essere io, le lacrime,
io. Egli lasciandomi disse: che sorte crudele, credi, non vorrei lasciarti, oppure sarò io a ricordare indimenticabili momenti. Pensa alla nostra storia. 240 avanti Cristo. L'io quindi si fa interprete dell'eros, del bisogno umano di incontro, di felicità passionale, erotica. Il io quindi non nasce soltanto nelle presenze note dei grandi eroi, dei grandi condottieri. L'io nasce anche nella mitezza della poesia, nella delicatezza del rapporto intimo e affettivo. Ma proseguiamo in questo primo andare, vagabondare. E quando ci incontriamo con sempre più nello slittare dei secoli, con figure che marcano con la loro capacità di contenimento, direi, delle stesse parole che pronunciano io, che ci permettono di comprendere allora come si è evoluto nel corso dei secoli questo concetto e questa esperienza umana vitale, come dicevamo. Ovidio, 9, 12, Ovidio, dopo Cristo, Ovidio scrive i Tristia, le tristezze. Ed ecco che forse per le prime volte noi ci troviamo dinanzi a un io sofferente, all'io di un esiliato, di un profugo, che scrive così, in questo straordinario testamento autobiografico. Per conoscere l'autore che leggi, ascolta, mio futuro pubblico, chi sono stato. Io, il disinvolto autore dei teneri amori. E inizia a raccontare di sé. Tra i primi frammenti autobiografici della storia, la mia patria è Sulmona, qui io nacqui. E dopo quasi 200 anni, il filosofo imperatore Marco Aurelio guarda dentro il tuo io, nell'interno è la sorgente del bene. Apri un colloquio con te stesso, ragiona tra te e te, mettiti alla prova. Agostino, Sant'Agostino, 400 dopo Cristo, nell'enorme palazzo della memoria incontro anche me stesso e mi ricordo degli atti che ho compiuto, io li ricordo a mio piacimento. E scrive questo, che non è un romanzo ma è un'autobiografia teologica sacra, tra il 397 e il 400, un balzo. Jean-Jacques Rousseau, siamo nel secolo dei lumi, siamo nel 1762, Rousseau è invecchiato, si sente stanco, ha scritto già la sua autobiografia dal titolo, come l'autobiografia anche di Agostino, Le Confessioni, e si abbandona, come accennavo prima, a quel bisogno sempre più importante dentro la nostra vicenda, dentro la nostra storia. Io ho separato da tutti che cosa sono io. Ecco, che cosa sono io? Questo è ciò che mi resta di cercare. Il messaggio quindi dell'ego attraversa i secoli, gli anni, interpretazioni molto diverse fra loro, ma non dismette mai di rapportarsi a una lezione famosissima, che è la lezione socratica del conosci te stesso.
gnosi se auton, conosci te stesso. La conoscenza di sé quindi si inserisce nella presenza, nella sensibilità di un io che non solo si prefigge al maschile o al femminile l'esecuzione di opere, la realizzazione dei propri desideri, delle proprie volontà, ma ripeto, di un io silenzioso. Ma dovremmo soffermarci di più, ma non c'è tempo, su una grande, grandissima figura della filosofia del 1600, mi riferisco, e non possiamo ignorarla, dimenticarla, la figura di Cartesio, Descartes, il famoso cogito ergo sum, io penso e quindi sono, e quindi io sono, tutto alla prima persona singolare. Ma noi potremmo anche capovolgere, se Cartesio, da dove è, non sappiamo dov'è, ce lo permette, la frase in questo modo. Sum, prima di tutto io sono, non so ancora chi sono, non so ancora dove sono. Sum, ergo cogito, quindi penso, e non penso e quindi sono. Perché si dimentica, se dimentichiamo i testi di Cartesio, discorso sul metodo, si dimentica che prima di tutto il nostro rapporto fin dall'infanzia con la realtà e con la conoscenza è un rapporto silenzioso, è un rapporto con le cose, è un rapporto con la vita, con il respiro, con la presenza, col battito del cuore. Quindi prima devo essere, sentirmi essere, e questo ce lo possiamo anche porre noi come argomento e come tema da raggiungere, e allora può iniziare il pensiero della vita, il pensiero delle cose. Cartesio potremmo dire che fu il vero fondatore del epopea, la chiamerei così, di cui mi occupo in modo particolare, dell'epopea autobiografica, perché quando studiai Cartesio al liceo, purtroppo il professore di filosofia non mi fece notare che il discorso di metodo era un racconto di grande importanza autobiografica. Oggi per fortuna stiamo rivalutando la scrittura autobiografica che entra nelle nostre vite, nelle nostre storie, ne sentiamo il bisogno. Alla Libera Università di Anghiari, che è un osservatorio anche di comportamenti rispetto alla scrittura di se stessi, abbiamo avuto la possibilità di raccogliere un'infinità di esempi di persone che durante il Covid hanno cercato nella scrittura la possibilità di sopravvivere anche materialmente. Ma c'è un autore che abbiamo dimenticato, quasi sconosciuto perché è complesso, ma io non posso trascurarlo. E si tratta di un autore che scrive nel 1795, tedesco, il libro dell'io come principio della filosofia. Dell'io come principio della filosofia, e sarà anche il fondatore di una corrente della filosofia contemporanea molto vivace anche, che è la corrente della filosofia dell'esistenza, filosofia della vita. Questo autore è Friedrich Schelling. Schelling ci ha insegnato che l'io è ipseità, è ipseità. Non è tanto sé. C'è una distinzione tra l'io e il sé. L'io, certo, è soltanto una parte del nostro sé. Immaginiamo il sé come una collezione di io, di parti, una metafora, naturalmente. E l'io particolare, questo io che ragiona su di sé, questo io che riflette sul proprio senso e sulla propria
presenza al mondo, coniuga il concetto di ipseità, ad intendere qualcosa che marca profondamente la nostra singolarità e la nostra unicità. Ci ha insegnato a far filosofia a partire da noi stessi, Schelling. Ci ha parlato dell'io che è in grado di costruire e decostruire liberamente il nostro destino. Ci ha mostrato che se smarriamo il dovere di prenderci cura del nostro io, rischiamo di dissolvere la nostra persona. E ci ha raccontato persino che la consapevolezza di chi siamo nel pronunciare il valore dell'io ci porta a formulare persino delle congetture rispetto alla nostra eternità. La domanda è: con la morte, questa storia che ho vissuto, la mia storia che ho conquistato, che ho patito, svanirà del tutto come il corpo, o ci sarà qualcosa che resterà, ma che resterà non in generale, come possiamo trovare in tante concezioni spirituali o religiose, per esempio d'Oriente, ma qualcosa resterà di me, la mia ipseità scomparirà o continuerà? Questo naturalmente è un mistero al quale non può rispondere la scienza, non può rispondere la filosofia, non può rispondere nessuno, ma Schelling getta questa sorta di provocazione, la getta di fronte alla nostra coscienza e consapevolezza. E aggiunge: l'io sopravviverà forse a non essere, se però il nostro io l'abbiamo curato, elevato, assecondato. E quindi, in sintesi, che significa dire io? Sancisce il nostro ingresso nella vita, curiosamente, paradossalmente, però grazie al rapporto con il noi. Non ci può essere un io separato dal noi, dall'incontro con gli altri io, dall'incontro con chi ci ha visto nascere, fatto nascere, con gli incontri d'amore, con gli incontri di amicizia, con gli incontri di lavoro, con gli incontri di impegno, l'impegno civile e sociale. E ci offre la possibilità di dare un nome alle cose attraverso quindi la nostra soggettività. Insomma, dire io è bello. Dire io è bello. È bello perché questa bellezza non la vediamo solo dall'esterno, verso l'esterno. Questa bellezza può entrare e sa entrare in risonanza con la bellezza e la difficoltà anche di vivere, che comunque è bellezza tragica, ma è presenza, è esistenza. E quindi dire io è un diritto, è un dovere, è una conquista antropologica, è il risultato di migliaia di anni di evoluzione dell'idea della cultura dell'individuo e del soggetto, come abbiamo visto. Dire io è un privilegio. Dire io è un privilegio. A me è capitato di lavorare molto in situazioni limite con donne, uomini, ragazzi che non sapevano e non potevano quasi più pronunciare la parola io. E questo accade nella detenzione, accade nella malattia psichica, accade in circostanze dolorose. Ciò che al di là degli aspetti fisici viene a mancare è quindi la possibilità di continuare a sentirsi possessori di un io, di una presenza quindi assolutamente soggettiva, che deve essere rispettata, che va amata
E questa è la fragilità dell'io. Sono fragilità verso le quali dobbiamo andare con atteggiamenti simili all'importanza, al principio morale del rapporto con il noi. È un privilegio che ci viene dal passato di tutte e tutti al quale non possiamo rinunciare, rispetto al quale dobbiamo, e così è accaduto nella storia, non solo lontana ma recente, dobbiamo questo principio difenderlo, perché in caso contrario l'annientamento dell'io corrisponde all'annientamento della libertà, all'annientamento del diritto e della possibilità di affermare il proprio io non egocentrico, ma il proprio io nei termini con i quali ve lo sto annunciando e presentando. Certo, ci sono le patologie dell'io, ci sono gli eccessi, c'è lo snaturamento dell'io come mezzo della conoscenza, soprattutto della propria identità e storia unicamente personale. C'è l'egocentrismo, l'egoismo, l'egolatria. L'egocentrismo quando l'io si pone al centro del mondo. L'egoismo quando l'io vive per il proprio esclusivo interesse e vantaggio. E l'egolatria quando l'io diventa un oggetto di culto. Ecco, quando l'io diventa un oggetto di culto, qualcosa stride nella grandezza e nella bellezza dell'io. E l'io è simbolo del dovere di chiedere ad altri, al loro volto, con un grande filosofo che ama tantissimo Francesca Levinas, il rispetto della nostra persona, nel pieno riconoscere ad altri lo stesso diritto. Seconda parte. Inizio questa seconda parte che, come accennavo, si riferisce alla crisi oggi del soggetto, leggendo un brano di un amico purtroppo scomparso già molti anni fa, che è stato un grande sociologo e antropologo come Alberto Melucci, che si è soffermato, prima di scomparire, era anche poeta, aveva una profonda quindi vicinanza con la nozione di io che più dovrebbe intrigarci con la poesia, e scrive sulla crisi dell'io adulto nella contemporaneità, la crisi del soggetto. La possibilità di rispondere con sicurezza alla domanda chi sono io è labile, è molto labile. La ricerca di una dimora stabile dell'io ha bisogno di punti d'appoggio, e la nostra stessa biografia talvolta vacilla come individui e ci troviamo a dover costruire e ricostruire la propria casa di fronte al mutamento incalzante degli eventi e delle relazioni. E prosegue Melucci, si pone il problema dell'identità adulta e delle sue metamorfosi. Come cambiamo nel corso della vita in relazione a plurimi motivi, affettivi, professionali, ideologici, amicali? La nostra identità ci appare oggi come un prodotto della nostra azione cosciente e come risultato dell'autoriflessione, più che come un dato certo e tanto meno fisso, e l'identità tende a coincidere con i processi consapevoli di individuazione per esprimere una definizione di noi stessi. L'identità come capacità di riflettere su se stessi e sulla propria storia viene meno. Il tempo quotidiano si fa multiplo, noi siamo contemporaneamente di qui e di là, con i nostri telefonini siamo di qui e di là. C'è una contemporaneità, è come se l'io si dividesse, si sparpagliasse, si disgregasse anche.
è un senso, certo, anche talvolta di onnipotenza, che viene ampiamente dimostrata da molti esempi, da molti fatti. E il tempo, ripeto, quotidiano si fa multiplo e discontinuo, perché implica il passaggio da un universo all'altro dell'esperienza. Il tempo perde la sua uniformità. Noi siamo contemporaneamente persone diverse. E tutto questo ci viene detto all'interno di una nozione che prima Francesca aveva richiamato, che è la nozione forse chiave del titolo che ho proposto per questa serata, la nozione di politropia. Politropia. Non mi sembri difficile, strana, astrusa, filosoficheggiante questa parola, perché appartiene ai primi versi della Odissea. L'inventore di questa parola fu Omero, e non poteva che metterla su misura sulla figura di Ulisse. E allora leggiamo questi versi del primo libro del grande, grande poema che è l'Odissea. L'uomo ricco di astuzie racconta, mio musa, che a lungo errò, dopo che ebbe distrutto la rocca sacra di Troia, di molti uomini le città vide e conobbe la mente, e molti dolori patì in cuore sul mare, lottando per la sua vita e per il ritorno dei suoi, lui solo che sospirava il ritorno e la sposa. La veneranda ninfa Calipso, la splendida dea, tratteneva negli antri profondi, volendo che lui le fosse marito, ma neppure in Itaca doveva sfuggire alle prove, neppure fra i suoi. Ecco, Ulisse Politropo, colui che, traducendo non solo la parola con il termine che abbiamo visto prima, astuzie, perché significherebbe demolirne e non comprendere la grande figura, Ulisse è colui, proprio traducendo dal greco, colui che ha molto viaggiato. E ciascuno di noi non può non avvertire questo vagabondaggio interiore anche dentro di sé, senza spostarsi per le regioni più diverse del mondo, ma è colui che ha molto viaggiato. E viaggiare vuol dire esperienza, viaggiare vuol dire rafforzare la propria conoscenza della vita e del mondo. E allora politropia, essere politropi e politrope vuol dire che siamo intelligenti, siamo versatili, siamo ingegnosi. Beh, se stasera vi riconoscete nella politropia, siete fortunati. E se avete ancora un po' di tempo, dedicatevi alla scienza e alla poesia della politropia. Odisseo ha il privilegio, persino, ecco, su questo c'è un po' di difficoltà, il privilegio di essere ringiovanito da Atena, dalla dea Minerva. Ma Odisseo piange nell'Odissea, piange alcune volte, piange quando ritorna a Itaca, piange con Telemaco, ora vi leggerò i versi, piange sull'isola di Calipso, di fronte alla proposta che la ninfa Calipso gli aveva fatto di diventare immortale, lui rinuncia alla immortalità e piange, forse ci ha ripensato, ma non c'era più niente da fare, il suo destino era questo. Un altro Odisseo, si rivolge al figlio Telemaco, non potrà mai venire, perché sono io, proprio io, che dopo aver tanto errato e sofferto, arrivo dopo 20 anni alla terra dei padri. Atena mi fa come vuole, a volte simile a un mendicante, altre volte un uomo giovane, con belle vesti sul corpo.
Ecco che al contempo però interviene in questo brano anche il narratore, interviene Omero. Ed è come se Omero volesse, andate a rileggere queste parti, volesse rubare al personaggio Odisseo che aveva creato questa immagine della sua politropia. E quindi è un accenno di rara intelligenza autobiografica. L'eroe sa piangere. Ad entrambi nacque dentro bisogno di pianto. Piangevano forte, più fitto che gli uccelli, più che aquile, e calava il raggio del sole che ancora piangevano. Ulisse non è soltanto l'uomo dell'astuzia, della violenza anche, talvolta della crudeltà, ma è l'uomo dell'intelligenza che si commuove, che ha il senso anche della propria fragilità. La letteratura del Novecento è ricchissima, siccome sapete la letteratura del Novecento, della fine Ottocento, introduce i motivi della crisi dell'identità. Leggiamo Joyce, leggiamo Musil, e l'immagine quindi dell'individuo politropo che si interroga sulla nozione di moltiplicità ci viene però, guarda caso, non potevo non citarlo, da una figura del 1580 in modo particolare, quando Michel de Montaigne già adottava questa condotta all'insegna della politropia. E scrive così Montaigne nel 1580 sui suoi saggi e sulle sue note. Io do alla mia anima ora un aspetto, ora un altro, e tutti i contrari si trovano in me, secondo qualche necessità e occasione. Io sono al contempo timido, insolente, casto, lussurioso, chiacchierone, taciturno, laborioso, indolente, ingegnoso, persino stupido e spesso triste. Ecco, questa rappresentazione polimorfa ci dice non solo qualcosa che ha indubbiamente a che fare con aspetti di natura caratteriale, con aspetti che spesso abbiamo incontrato nella nostra vita di fronte a persone che si sono mosse nella loro esistenza in modo ambiguo, in modo molteplice. No, c'è qualche cosa di più che comparirà appunto soprattutto nella letteratura del Novecento. E inizio a citare una figura inevitabile della letteratura novecentesca, fine novecentesca, che è Italo Calvino, delle Lezioni Americane. Calvino si chiede, ma chi siamo noi? Chi è ciascuno di noi? Se non una combinatoria di esperienze. Ecco qui la politropia. Se non una combinatoria di esperienze, di informazioni, di letture, di immaginazioni. E qui un'immagine bellissima. Ogni vita è un'enciclopedia. E quindi nella nostra vita, sul piano autobiografico, avremmo da scrivere non solo un romanzo, ma avremmo da scrivere delle fiabe, avremmo da scrivere diari, avremmo da scrivere poesie. La scrittura quindi diventa una immagine della poetica lirica, della politropia, di questo potere, ripeto, può essere un potere tracotante, ma possiamo assumerlo invece come un potere gentile, come un potere che eleva la nostra umanità, e l'elevazione della nostra umanità non può essere soltanto centrata su noi stessi. La grande scrittrice Marguerite Yourcenar, ricorderete Memorie di Adriano, nelle Memorie di Adriano noi troviamo questa frase
attribuita all'imperatore Adriano. Si direbbe che il quadro dei miei giorni, come le regioni di montagna, si componga di materiali diversi, agglomerati alla rinfusa. Vi ravviso la mia natura, già di per sé stessa composita, formata in parti uguali di cultura e distinto. In questa difformità, in questo disordine, percepisco la presenza comunque di me stessa, di un individuo, ma si direbbe sia stata la forza delle circostanze a tracciarne il profilo e le sue fattezze, sì che si confondono come quelle di un'immagine che si riflette sull'acqua. È un grande scrittore che non possiamo anche questa volta ancora dimenticare, fu Fernando Pessoa. Se ricordo chi fui, diverso mi vedo. E il passato è il presente della memoria. Chi sono stato è qualcuno che amo, ma soltanto nei sogni. E nulla se non l'istante mi riconosce, nulla il mio stesso ricordo. E sento che ci sono e sono stato. E questi entrambi sono però sogni differenti. E poi la frase bellissima, potente, sempre di Pessoa. La mia anima è una misteriosa orchestra. Non so quali strumenti, suoni, corde, arpe e timpani e tamburi. Seguiamo suoni, corde, arpe, suoni quindi delicati, ma anche i tamburi. Anche il rimbombo della vita, i tamburi mi riconosco come una sinfonia e ho creato in me varie personalità, mi sento multiplo. Sono tutti gli io che qui sono stato, una serie di me, legati da un filo. Ecco, qui soffermiamoci su questo filo, qual è il filo che lega e ci dà la possibilità quindi anche di governare, di essere registi di queste nostre molteplicità, è il filo della memoria. Il filo della memoria, che è il filo conduttore della scrittura autobiografica, è ciò che ci permette quindi di riconnettere retrospettivamente, ma anche nel presente, nel momento in cui noi stiamo scrivendo, la nostra identità che si è indebolita, in crisi, ferita e che trova, come vedremo tra poco, nella scrittura autobiografica una possibilità di riconquista. Ma non potevo non citare, spero di non annoiarvi, ma stiamo attraversando velocemente autori, concetti e non potevamo non citare Luigi Pirandello. Pirandello, uno, nessuno e centomila. Ma soprattutto, preparando questa serata, mi sono riletto i famosi sei personaggi in cerca d'autore che Pirandello scrive nel 1921. Non so se avete mai visto a teatro questa rappresentazione, non so quanto voi sappiate della trama di questa vicenda, è di una modernità sconvolgente, questo testo spesso dimenticato. A un certo punto irrompono sulla scena, io ricordo che sempre al liceo con la mia classe andammo a vedere a teatro, i sei personaggi in cerca d'autore non compresi nulla. Quando ho cominciato a diventare adulto, più grande, ho compreso tutto di quel impressionante shock che mi tramortì letteralmente. I personaggi irrompono sulla scena e sono il padre, la madre, la figliastra, il figlio, il giovinetto, la bambina.
noi li leggiamo come personaggi separati, in realtà sono tutte rappresentazioni dell'autore, di Pirandello. Pirandello si sente quindi padre, come spesso capita agli attori, i quali inevitabilmente si identificano con la pluralità dei personaggi. A volte io mi chiedo come riescano a fare questo. Se non sono politici gli attori, non so chi potrebbe esserlo. No? E Pirandello non solo si identifica con queste figure ed ha ad esse una voce, si identifica anche con gli attori che erano già sulla scena e che rappresentavano altrettanti sentimenti. E ve li leggo questi sentimenti, sono pochi, ma sono tracce della esperienza umana, artistica di Pirandello e immagini della sua molteplicità. E ogni attore rappresenta una maschera, il rimorso, il dolore, la vendetta, lo sdegno, l'infanzia negata, il suicida. E in una rara intervista a un giornale di quegli anni, Pirandello ammette questo. Io ho cercato di portare sulla scena le molte figure che io sono e che interpreto. Dovremmo accennare alla psicanalisi, ma non ce la facciamo, non voglio tramortirvi, non voglio poi costringervi ad andare dallo psicanalista, non è questa la mia intenzione, con tutto il rispetto, però se vorrete risfogliare qualche pagina psicanalitica, freudiana, junghiana, anche di altri autori come Otto Rank, per esempio, ecco che ritorna questo motivo del doppio. Il doppio patologico, Mr. Jekyll e Mr. Hyde, Dr. Jekyll e Mr. Hyde, per esempio, quel doppio che ci autodistrugge, che distrugge anche gli altri, è il doppio del bipolarismo, è il doppio quindi di qualcosa che ci portiamo dentro, nel quale non ci identifichiamo, ma che poi inevitabilmente magari irrompe e ci trascina con sé. L'io quindi che si spezza, che si frantuma. E questo io la psicanalisi lo affronta, lo studia attraverso, ancora una volta, la metafora della mente non più come unitarietà e unicità, ma ancora una volta come esempio di organizzazione molteplice all'insegna della molteplicità della nostra storia. La terza parte l'ho chiamata la tregua autobiografica. Perché tregua autobiografica? Perché dopo tanto vagare nel molteplice, nelle avventure, nelle contraddizioni, nei conflitti, in età adulta a un certo punto ci meritiamo un po' di riposo. Un po' di riposo. Un riposo però che ci chiede di essere raccontato, di essere narrato. E allora l'io è alla ricerca di se stesso, un io che è diventato tanti ii, come direbbe, non l'ho citato, Hermann Hesse anche. Noi siamo tanti ii. L'io, abbiamo bisogno di un io che si faccia regista dei suoi io. E la scrittura autobiografica è una modalità interessante perché appartiene al campo della letteratura e non c'è letteratura se non ci dedichiamo alla costruzione, in qualsiasi tipo di letteratura, di una trama, di una narrazione che riesca a combinare le varie tessere, anche talvolta alcune ne abbiamo perdute, della nostra vita e della nostra esistenza. Ma non basta, ecco, affidarsi al senso, che poi può diventare patologia,
alla molteplicità della nostra esistenza. Abbiamo bisogno di fare sintesi, abbiamo bisogno di riprendere il dominio. Pensate che la parola cura di sé, coniata Epimeleste autou, nella Grecia platonica e socratica quindi, indicava la cura non come oggi l'intendiamo, prendersi cura di qualcuno, ma la cura equivaleva avere dominio su di sé, impadronirsi di noi stessi. E la tregua autobiografica ci aiuta a fare il punto sullo stato dell'arte, quindi della nostra esistenza, a scoprire la conciliazione possibile tra le diverse parti dell'io, suggerita anche dalla consapevolezza del passato e dei nostri vissuti. Quindi scrivere è un modo per diventare se stessi, identificando e rappresentando il proprio cammino del passato, del presente, del possibile. La scrittura è per questo che oggi viene definita una esperienza di incontro con il motivo che ricordavo prima della cura di se stessi. All'insegna però, ecco, di questa importante riflessione sul fatto che quando noi pronunciamo la parola io, dovremmo immediatamente evocare i suoi sinonimi: coscienza, consapevolezza, responsabilità verso noi stessi e verso gli altri. E la scrittura allora tesse attorno al dolore una sorta di involucro protettivo, una sorta di momento accogliente nei nostri confronti. E questo aspetto, questo motivo lo trovo spesso nelle tante letture di scritture di persone che desiderano scrivere non per diventare famose, ma per trovare nella scrittura nemmeno un farmaco, non un calmante, un integratore o un eccitante, ma vanno cercando la propria forma. E questa forma può essere molteplice, ma va guidata e va governata. In un scritto edito da Bompiani di qualche anno fa, il grande scrittore Claudio Magris, che si intitola I segreti e no, ci lascia questa immagine. Ogni romanzo e ogni autobiografia contiene un segreto, qualcosa che per essere tale deve essere testardamente nascosto e taciuto. La scrittura autobiografica si deve permettere anche momenti di silenzio, momenti in cui la pagina è bene resti anche bianca, perché sono questi spazi apparentemente vuoti, sono gli spazi della nostra intimità più profonda e appunto silenziosa. Prosegue Magris: la rivelazione del segreto è una delle strutture profonde della narrativa e la scrittura ha l'esigenza di rarefare la nebbia e la confusione, mentre la vita è meno tenuta a spiegarsi e le scritture mediatiche attuali mancano di sottintesi, di sensi nascosti, di segreti. Ebbene, volevo congedarmi da voi ringraziandovi ancora con una poesia e un frammento di un grande filosofo francese. La poesia è di un autore greco, Odysseas Elitis, che è scomparso nel 1996 e scrive questa raccolta
poetica bellissima che ho trovato per caso, la porto sempre con me. Il giardino che entrava nel mare, il giardino che entrava nel mare. È una riflessione sulla nostra adultità, sulla nostra adultità che ci ha visto tradire spesso anche l'immagine dell'io, dell'ego che stasera vi ho proposto, ma che ci ha visto molto spesso invece mantenere una coerenza nei confronti di queste parole dell'io, sono le parole nelle quali io credo siano maggiormente rappresentative dell'ego, la coscienza, la consapevolezza, la responsabilità, alle quali dobbiamo tornare se ogni tanto ci dissociamo da esse. E scrive Elitis: ho speso molto vento, sì, proprio vento, dice, ho speso molto vento e tempo per diventare adulto. Ma solo così ho imparato a distinguere i fruscii più impercettibili della vita, della natura, dell'anima. A parlare ho imparato da adulto finalmente con precisione dei misteri. Ho visto la realtà da un'ottica capace di rendere visibile l'invisibile, nuovo il familiare, plausibile l'incomprensibile, dicibile l'inesprimibile. In una terra remota, innocente, ora cammino. Ora mi seguono lievi creature, con l'iridescenza dei capelli e miti dorature sulla pelle. Cammino in mezzo all'erba, il ginocchio è la mia prora e il mio respiro allontana dalla faccia della terra le estreme volute del sonno. Anche gli alberi camminano al mio fianco controvento. Vedo grandi misteri, inauditi, in una terra remota e innocente, ora cammino. E poi il grande filosofo e teologo francese, Jean Guiton, con questa riflessione filosofica sul tempo della nostra vita adulta. Quale differenza poi ci sia tra le diverse età della vita è ancora tutto da vedere, perché tra i diversi personaggi di cui parlavamo prima, sicuramente dentro di noi, se voi siete qui, non c'è soltanto adultità, c'è anche un'infanzia ancora curiosa, c'è un'adolescenza che vuol fare altre cose, altre vicende, altre esperienze. Noi siamo le diverse età della nostra esistenza. E scrive Guiton: le ore si succedono senza posa, amo avvertirle nel loro trascorrere quasi impercettibile, e ciò mi conforta, poiché il semplice avanzare del tempo, anche quando sembra vuoto e senza immagini, è un'esperienza dolcissima per noi, per il nostro io. E questo è il tempo puro dell'abbandono, dell'attesa. È il tempo che matura gli esseri viventi, che fa crescere i semi nella terra e nello spirito, che rende la speranza più viva, che attenua la morsa del dolore. E più ci si incammina nella vita, più il bisogno di profondità aumenta verso le cose, le persone, ciò che si ama, e anche verso noi stessi, che rimaniamo sempre un poco sconosciuti ai nostri occhi. Grazie. Grazie. Preferisco di solito, però se no, anche secondo me, perché si rompe un po' l'incanto. Sono d'accordo.
Bene, ringraziamo il professor Demetrio che ci ha incantato, direi, e ci ha aiutato a farci da vigile in questo straordinario percorso, in questo vagabondare così, che merita tutto il tempo, direi, della riflessione. Sono cose molto sostanziose che ci hai donato stasera e noi le cogliamo come un regalo e come uno spunto, uno stimolo. Ciascuno poi potrà fare per sé ciò che meglio crede, ma davvero gli spunti sono stati straordinari e tantissimi. Volevo ringraziare ancora il sindaco di Gandosso, Alberto Maffi, il sindaco di Credaro, non so se ci ha raggiunti, ecco il sindaco di Credaro, che magari se vuole portargli il saluto alla sua cittadinanza e a tutti coloro che sono qui, con molto piacere. Prego, sindaco. Buonasera a tutti, mi scuso per il ritardo, ma spesso le ragioni amministrative ci rubano l'orario. Mi complimento con il professore e la ringrazio per aver accettato l'invito su questo promontorio cinquecentesco proprio a picco sul fiume Oglio. Abbiamo individuato questo luogo sentendolo proprio come adatto per i filosofi lungo l'Oglio. Era una sfida, la sfida è stata accolta, quindi non posso far altro che, a nome mio, della mia amministrazione e dell'amministrazione di Gandosso, di ringraziare tutti coloro che sono accorsi numerosi per questa serata che, come diceva poc'anzi la dottoressa, ci lascerà molto su cui riflettere e in queste notti calde in cui difficilmente si dorme avremo buoni pensieri a farci compagnia. Veramente vi ringrazio e volevamo, oltre così a un grazie a voi che avete accettato, ringraziare vivamente la famiglia Cortesi che ha aperto la propria casa ed aprire aprire le nostre case per accogliere gente è sicuramente un percorso di apertura che passa attraverso anche tutte queste sfaccettature che ci ha ben illustrato il professore. Quindi grazie a Luca, grazie alla sua signora, grazie ai genitori. Vorremmo quindi, per congedarci, lasciare poi qualche piccolo presente a chi ci ha accompagnato questa sera. Quindi abbiamo... Le mie ragazze hanno i libri, scusate ma arrivando all'ultimo, abbiamo anche del vino, allora un libro di Credaro al professore in modo che possa portarsi un piccolo ricordo. Anche per la dottoressa un libro di Credaro in modo che possa ricordare il suo passaggio. E contemporaneamente, se Manuel mi raggiunge, Luca Cortesi e la sua signora, se c'è. Non c'è. Tranquilli, c'è ancora, ma al momento no. L'hai chiusa come la Castellana? Rinchiusa perché stasera così. Quindi adesso arriva qualcosa anche per voi. Veramente, Luca, la vostra ospitalità è stata preziosa e non sappiamo come dirvi grazie. A tal proposito abbiamo Manuel, mi raggiunge con i fiori per la moglie di Luca. Li farò avere a lei. Questi per la tua signora e questa per te. Grazie mille davvero. Grazie. Se vuoi dirci qualcosa su questa tua bellissima casa, Luca. Buonasera a tutti. Io non sono un grande oratore, poi con le bellissime parole del dottor Demetrio sarebbe inutile dileguarmi in particolari discorsi. Dico solo che ringrazio tutti della serata che ci siete stati, ringrazio i due sindaci e soprattutto penso sia doveroso ricordare che se questa serata è potuta avvenire è avvenuta anche grazie a mio padre che ha creato questa cosa e soprattutto a mio nonno da cui è partito il tutto e ci dà la possibilità di essere qua tutti assieme questa serata. Grazie Luca. Per il papà, ecco, anche per l'Eugenio, eccolo qua Eugenio.
Grazie. Grazie anche a te per l'ospitalità. Come in queste occasioni, poi magari sarò ripetitiva, dobbiamo ringraziare anche gli sponsor, perché queste serate con la sola finanza pubblica è difficile che si possano realizzare, e in primis servizi comunali, qui rappresentata dal dottor De Tavonatti. Grazie Enrico per aver raccolto con noi questa sfida. Rinnovo a tutti quindi un saluto, la buonanotte, e così, con un pensiero, prima di uscire volgiamo uno sguardo verso il nostro fiume Oglio e portiamocelo nel cuore. Grazie, grazie. Io non ho ancora finito, sindaco, nel ringraziarla ancora. Io devo invece consegnare al nostro ospite il cadeau del consorzio Franciacorta con gli auguri di tanta felicità. Mi sembra quasi un messaggio promozionale con le bollicine, quindi dovrebbero ringraziarmi due volte. Quindi davvero tanti tanti auguri di tanta tanta felicità. Idealmente brindiamo con te. Noi, caro sindaco, siamo nel mezzo di un cammino molto lungo, quindi da domani ci aspetta un'altra giornata molto impegnativa, quindi invito tutti gli amici che questa sera sono autoctoni, le persone che sono di qua, che sono di Credaro, che sono di Calepio, che sono insomma di tutti i paesi di Gandosso, a venire. Dobbiamo mescolarci, io credo che sia importante. Là c'è il Vegliardo, come noi lo chiamiamo, il fiume Oglio, quindi io di qua, da una parte e dall'altra ci guarda e lui stesso ci fa in un certo senso da guida. Là abbiamo un altro castello che ci guarda. Noi speriamo volentieri l'anno prossimo di poter tornare in questi luoghi ospitali. L'ospitalità, soprattutto di questi tempi, direi che è una virtù rara e quanto mai preziosa e apprezzata, insieme ad un'altra, quella della gratitudine. Grazie, grazie a tutti. Io domani ricordo che saremo a Ospitaletto con Michela Marzano, quindi ritorniamo in provincia di Brescia, rimaniamo in provincia di Brescia anche il giorno successivo, vicino a Brescia, a Roncadelle, sindaco, con il professor Bettini, e poi venerdì ci sarà la sezione di filosofi a tavola nella Bassa Bresciana a Barbariga. Buonanotte a tutti e grazie.